E salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Zevil Within per un nuovo episodio. Allora, eravamo rimasti qua in questo bellissimo posto. Tra l'altro lì c'è un bell'occhio che guarda una donna con un ombrello. Meraviglioso, niente di più sereno. Allora, di qua non ci si può andare, a logica. Quindi, comunque stavo pensando, siamo già al capitolo 13 ragazzi. Cavolo. Ma adesso faccio un inverso di qua. C'è la trappola. Dovrebbe esplodere, no? La tattica. Questa è tattica, ragazzi. Questa è tattica. Beh. Fa sempre piacere vedere che le cose vanno bene. Bello. Molto. Ma come ho finito le munizioni? Oh, la Madonna, ma che è il vaso del Pandora? Chi è che mi sta guardando? Se l'è sognato. Ma quello è Ruben. Dov'è Ruben? Niente, Ruben venne verso di qua, ho già capito. Aspetta un secondo. Faccio una roba. Ecco, spengo anche la luce magari, sennò poi mi vede troppo bene. Però non è vero Ruben, secondo me. È un sosia. Che l'hanno già affrontato tempo fa, se non vi ricordate. Dov'è? Senti, mo, chi se ne frega. Dopo una certa. Sarà di qua. Eh sì. Ma si gira? Allora. Devo capire bene cosa fare. E magari non farmi sgamare, ecco. Potrebbe essere una gran bella soluzione. Non lo vedo però io. Funzionerà? Ah, Ruben. Anzi, sosia di Ruben. Vieni qua, vieni qua. Dai, e sta fermo lì. Impassibile. Pronto ad aspettare qualcuno. A Ruben! Ti caccio un fucile a pompa che vedi poi, eh. Non può avermi visto, ragazzi, non può. Sono dietro una valigia. Non può. Dove stai andando, Ruben? Dove? A destra, grazie. Ho detto destra. Bravo. Persona intelligente, Ruben. Dove vai? Ma dove vai? Sul letto, Ruben. Ma porcaccia troia. Niente, ho dovuto senti coso, dai, non è periodo, tutto che vuoi, poi vale anche per te la storia. Au, ti sembra, ma in quanti siete? Ma porcaccia, oh, è scocciato, bello mio. Oh, ma è finito! Ma che è? Sì, vabbè. Vabbè, ma però sei un coglione. Però sei un coglione. Ti ammazzi da solo. Vabbè, ho capito che il kit medico potrebbe esserci utile. Anche se non ci capiremo niente per 5 secondi, ma vabbè. Aspettiamo che passi la sbronza un attimo. Oh, è passata la sbronza. Bene. Così possiamo continuare la nostra avventura. Oh, comunque quello lì era instoppabile. Cioè veramente continuava a lanciarmi dardi esplosivi. Ma non si può così, è da infami. Cioè, boh. Dov'è la, come si dice, no? Stavo pensando.
pensando a una cosa che volevo dirvi. L'onestà, ecco, dov'è l'onestà? Cioè, aspetta che mi rialzo, almeno così combattiamo insieme. Uno contro uno, face to face. Va bene, dai, va bene, a parte le stronzate, andiamo avanti, va? Che forse è arrivata l'ora. Credo che questo è un posto che vorrei lasciarmi alle spalle molto presto, devo essere sincero. Che cavolo, mi sono preso un colpo. Mi sono preso un colpo, mortacci vostri. Vabbè, non è che ci sia molto qua fuori. Tutto sto casino. Aspetta che voglio prendere dei punti. Ok. Che possono sempre servire. E mo che c'è? Là c'è uno. Ma c'è qualcosa? Solo lui? Beh. Di qua chi c'è? Ah, c'è la trappola. Oh, all'ultimo proprio, eh. Bene. C'è niente, non c'è, io mi hanno deluso. Mi aspettavo qualcosa di interessante. Ma si deve scendere? No. Nah. Io non scenderei. Questo posto è veramente brutto, fatemelo dire. È la bruttezza più unica che rara. Io vorrei ammazzarlo in stealth, si può? In qualche modo? Ci sarà un modo, no? Però lì sta molto fermo. Secondo me riusciamo. Mentre se quando viene di qua, no, perché ci guarda. Aspettiamo un attimo che si rigiri. Adesso dovremmo riuscirci in teoria. Se la logica non sbaglia. Ok. Bene, amico mio, mi dispiace, ma dovevo farlo. Qua c'è una trappola comunque. Chi è? Vabbè, c'ho da fare. Ah, un altro nemico. Un altro simpaticone. Tutti simpatici quest'oggi. Bene, pure questo è andato a farsi benedire. La trappola si può. No, non si può far niente. Vabbè, a sto punto andiamo avanti. Comunque c'è ancora un occhio lì. Sopra una chiesa, sembrerebbe cos'è, tipo un palazzo, boh. Non ne ho idea. Ancora questa roba? Ma basta. Dopo un po'. Bene. Ah, ecco la trappola. Bene. C'è niente qui, non c'è niente. Granata. Oh, dei pezzi. Quanta roba interessante. Allora, però io. Possiamo creare altri dardi? Ok. Congelanti ci servono un botto. Ok, bene. Meraviglioso. Ma qua c'è qualcosa che non avevo visto.
Cioè, non c'è niente in realtà perché. Sento dei passi. E non sono per niente incoraggianti. Vabbè, scendiamo. È morto questo? Checkpoint, bene. Mi sembra tutto in regola. Dov'è il tizio che lo sento? Ma porca, è vicino. Bomba. Allora, un'idea. Visto che lo voglio affrontare. Non sono nemmeno accorto. Ah, oh, muori? Un'ora ci ha messo ad ammazzarti, bello mio. Comunque questa tattica mi è piaciuta. Oh porcaccia la puttana. E mo? Un attimo, eh. Ragazzi, c'è urgenza. No, non c'è urgenza perché quello è bloccato. Non c'è più urgenza, ragazzi. Mi sono le trappole ovunque, sto bastardo. Dove sei? Ora basta. Sì, vabbè, però c'è illegale sta parte. Aia, aia. Su sacco di trappole. Vorrei tipo cavarle se trappole. Mettono solo dell'ansia e basta. Sì, però basta, oh. Dopo una certa uno si stanca, eh. Dove sei? Bene. Ce l'ho fatta! Io ho finito le munizioni, ragazzi, cioè non posso continuare così. Non dico con tutto il cuore, ma niente, corriamo. Corriamo. Non abbiamo possibilità. Guarda che robe, guarda che robe. No, non posso nemmeno scappare. Ma è una roba inguardabile. Parte, un attimo. Dov'è? Oh. Perché si è stoppato lì poi? Domanda del giorno. Basta?
No, boh, basta. Che noia. Oh, ce l'abbiamo fatta. In realtà potevo scappare molto prima se fossi stato un po' intelligente e non ignorante, però vabbè, io ho voluto affrontare lo stesso. Una persona con coraggio e voglia di fare, ma niente. Bene, ragazzi, direi che, Sei lì dentro? ecco, dopo questo avvenimento di Kidman, sei dentro. Possiamo fermarci qua al momento e niente. Quindi ci becchiamo domani con due episodi. Quest'oggi purtroppo solamente uno perché ce ne sono due di Cyberpunk. E niente, ragazzi, a domani. Ciao.